Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere».
Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Cosa accade nella vita di una persona quando incontra Gesù? Ce lo hanno detto i Vangeli delle ultime 2 domeniche, quello della Samaritana e quello del cieco nato. Quando una donna e un uomo incontrano Gesù, ascoltano la loro sete e scoprono in Gesù la sorgente dell'acqua viva. Quando una donna o un uomo incontrano Gesù, Gesù guarisce la loro cecità e permette loro di vedere lontano e in profondità. Resta però un'ultima domanda, un interrogativo che è tipico di ogni creatura, di ogni persona che vive su questa terra. Ok, adesso ci vedo, ma verso dove devo andare? Qual è la meta della mia esistenza? Qual è il traguardo della mia vita? Sono forse nato semplicemente per morire ed essere sepolto in una tomba che per noi è nel cimitero? Ai tempi di Gesù, per Lazzaro e per tutti coloro che morivano, era dentro una grotta, dentro un sepolcro. Per questo siamo qui, in questa anfratto che sembra proprio l'ingresso di un sepolcro, l'ingresso di una grotta. Certamente, se la nostra vita avesse come termine ultimo soltanto la morte, forse non varrebbe la pena vivere. E se Dio, che esiste ed è buono, ci creasse semplicemente per andare nella tomba, non sarebbe un Dio buono, misericordioso, capace di volerci bene e di amarci. Cioè, se come diceva il grande attore e comico italiano, cabarettista, cantante Ettore Petrolini, vissuto alla fine del 1800 e all'inizio del 1900, l'uomo è un pacco postale che l'ostetrica spedisce al becchino, forse non varrebbe la pena vivere. Questo episodio della risurrezione di Lazzaro è la risposta che Gesù ci dà nella fede perché noi possiamo affrontare la vita con una grande serenità, perché Gesù in questo brano ci dice che il termine della nostra vita non è la morte, ma la morte è un passaggio, è la Pasqua che dobbiamo vivere per poter entrare nella vita eterna, nella vita dell'Eterno, quella che non finisce mai. Gesù, infatti, non è venuto per darci un'eterna vita terrena, per prolungare in modo indefinito la nostra vecchiaia, la nostra esistenza qui su questo mondo, ma per donarci la vita dell'Eterno, la vita che non avrà mai fine. Dove si trovava Gesù?
si trovava vicino al Giordano, nel luogo dove era stato battezzato, e gli giungono delle persone a dirgli: Lazzaro, colui a cui tu vuoi bene, è gravemente ammalato. Tutti si sarebbero aspettati, e anche noi, udendo questo Vangelo, ce lo saremmo aspettati, che Gesù, insieme con i suoi apostoli, partissero immediatamente per andare da Lazzaro, Marta e Maria. Invece Gesù rimane ancora 2 giorni in quei luoghi e solo dopo 2 giorni si mette in cammino, dicendo ai suoi apostoli: andiamo in Giudea. Gli apostoli fanno notare che in Giudea non tirava una buona aria per lui, volevano lapidarlo, volevano ucciderlo, ma Gesù sa che deve consegnare la sua vita nelle mani del Padre. Gesù sa che deve offrire la sua esistenza per la nostra salvezza, per darci a noi la vera vita, e quindi parte. Parte verso Betania, il villaggio di Marta, Maria e Lazzaro, che distava circa 3 chilometri da Gerusalemme. Quando arriva, non entra nel villaggio, si ferma fuori. Ma siccome l'arrivo di Gesù non poteva passare senza che nessuno se ne accorgesse, immediatamente dicono alle sorelle: guardate che è arrivato Gesù, è appena fuori del villaggio. Qui vediamo anche una diversa reazione da parte di Marta e da parte di Maria. Marta esce subito, Maria rimane in casa, quasi a ricordarci che di fronte ad eventi gravi, di fronte ad eventi eccezionali come una seria malattia o la morte, ognuno di noi reagisce in modo diverso. Marta, in quella famiglia in cui esistevano solo fratelli e sorelle, dove non c'erano genitori e figli, mogli e mariti, Marta, che era quella più attiva, quella che si dava da fare, che si era subito messa al servizio di Gesù e dei suoi discepoli, e alla quale Gesù aveva detto: Marta, stai attenta, non ti affannare, esce subito. Lei è una concreta, deve risolvere immediatamente la situazione. Va da Gesù e lo rimprovera, gli fa brutto. Gesù, ma ti abbiamo mandato a chiamare colui che tu ami, il tuo amico carissimo, stava per morire e tu arrivi dopo 4 giorni? Perché non sei stato qui? Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È evidente che nella concezione di Marta l'unica vita che conta è quella del mondo. È evidente che per Marta l'unica cosa importante è che Lazzaro continuasse a vivere. Gesù le fa capire che non è così. La morte di Lazzaro, dice Gesù, è per la vita. La morte di Lazzaro non è una cosa brutta, dice Gesù, è una cosa bella, perché ti farà capire qual è la vera vita. C'è un bel discorso fra Marta e Gesù e solo alla fine Marta si rende conto che Gesù è la risurrezione e la vita, che ciò che conta è la vita dell'Eterno, ma non alla fine dei tempi, anche oggi, mentre si vive in questo mondo. Maria è ancora in casa. Marta la va a chiamare perché Gesù non ha intenzione di entrare nel villaggio e le parla all'orecchio. Certe notizie non possono essere urlate, certe notizie non possono essere oggetto dei talk show o di qualunque altro modo noi abbiamo per parlare gli uni con gli altri. Certe cose vanno dette alle orecchie, certe cose vanno dette direttamente al cuore. E Maria si alza e parte velocemente. Fino ad allora non si era mossa, ma sapendo che Gesù la chiamava, va. Lei si prostra ai piedi di Gesù, Marta non l'aveva fatto, e a Gesù però dice la stessa cosa di Marta: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche con lei Gesù parla perché possa capire che ciò che conta non è questa vita,
ma la vita eterna, la vita dell'Eterno. E con la presenza di Marta, con la presenza di Maria, viene fuori il grande amore che Gesù voleva a questa famiglia. Ed è bellissimo perché al posto di Lazzaro, di Marta e Maria, ognuno di noi può mettere il suo nome e allora scoprirà che ognuno di noi è colui che Gesù ama, che noi siamo coloro che amiamo Gesù e che da Gesù siamo amati. E di questo si accorgono anche i giudei. Guardate quanto lo amava. E quando arriva Maria, vedendo la commozione di Maria, la commozione di Marta e la commozione di tutti i giudei che erano andati da Maria e da Marta a fare loro le condoglianze, a dire quelle parole di consolazione che anche noi diciamo, se ne vanno sempre i migliori, coraggio, la vita continua, resterà sempre nei nostri cuori, parole di consolazione che però sappiamo tutti non consolano un bel niente, allora anche Gesù comincia a piangere. Non è proprio uno scoppio di pianto, è come se le lacrime cominciassero ad uscire da sole dagli occhi di Gesù, per dirci che il Vangelo non è una favola, non è una fiaba in cui tutto va bene, il Vangelo è vita concreta e il Figlio di Dio che si è fatto uomo attraversa questa vita concreta con i suoi alti e i suoi bassi, con i suoi momenti di gioia e i suoi momenti di difficoltà, di malattia e di lutto. E allora Gesù dice: dove l'avete posto? Una domanda anche per me e per voi, fratelli e sorelle carissime. Dove poniamo la morte? Noi spesso la allontaniamo anche nel modo di parlare. Non diciamo che le persone muoiono, diciamo che ci hanno lasciato, che se ne sono andate, che sono venute a mancare al nostro affetto. Gesù ci invita a guardare in faccia la morte, perché la morte non vince. Infatti, davanti al sepolcro, Gesù dice: togliete la pietra. Gesù vuole eliminare quella pietra che separa i vivi dai morti, perché in Gesù siamo tutti viventi. E San Paolo dirà ai cristiani: non voglio lasciarvi nell'ignoranza riguardo a coloro che sono morti. Il nome stesso che noi diamo al luogo dove seppelliamo i nostri cari, cimitero, ci richiama al dormitorio, cioè a un luogo in cui ci si sta per un po', ma dal quale poi ci si alza per poter riprendere la vita. Gesù dice: togliete la pietra, quella pietra sotto la quale avete messo i vostri problemi, avete nascosto la vostra sofferenza, avete messo tutto ciò che non va nella vostra vita. E poi dice: Lazzaro, vieni fuori. Ed è interessante notare che il Vangelo non dice: e Lazzaro uscì, il morto venne fuori, dice il Vangelo, a ricordarci che la fine di Lazzaro è la nostra fine, ma che come lui anche noi siamo chiamati ad uscire dalle nostre tombe, anche noi siamo chiamati a risorgere. E come ultima cosa Gesù dice: lasciatelo andare. Scioglietegli i piedi e le mani, toglietegli le bende e il sudario, perché egli possa vivere nuovamente, possa vivere nel Signore. Anch'io e anche voi dobbiamo essere liberati da tutti i lacci, da tutti i legami che ci tengono in schiavitù, perché possiamo avere una vita piena, una vita libera, una vita bella nel Signore che è la nostra resurrezione e la nostra vita. Vorrei concludere ricordando una pietra funeraria che è custodita nei Musei Vaticani. È una pietra che era stata posta sulla tomba di un bambino dai suoi genitori. Questo bambino si chiamava Siddi ed era morto a 4 mesi e 24 giorni. E nell'iscrizione c'erano proprio tutte queste notizie. Ma quello che ci interessa è l'immagine su questa pietra funeraria. C'è una corona di alloro
simbolo della vittoria di Cristo sulla morte. Infatti al suo interno c'è la croce monogrammata, cioè la croce con il nome di Gesù scritto intorno. E due colombe con due ramoscelli di ulivo nel becco, a dirci che Siddi, il bambino morto, ormai è nella pace che dura per sempre. Ma la cosa interessante è che sui due bracci laterali della croce c'è l'alfa e l'omega, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco, ad indicare la nascita e la morte. Ma la cosa interessante, come dicevo, è che l'omega è all'inizio della vita di Siddi, dove noi normalmente mettiamo l'alfa, e l'alfa è al posto della morte di Siddi, dove noi di solito mettiamo l'omega, la morte, quasi a dirci che i genitori di quel bambino avevano ben compreso il mistero della morte cristiana. La morte del loro bambino era l'alfa, l'inizio della vita vera. Che questa domenica della risurrezione di Lazzaro, per me e per voi, sia l'inizio della vita vera, per prepararci alla Pasqua di risurrezione.